Taiwan gli sforzi dei soccorritori continuano frenetici, ma il tempo gioca a sfavore dei 120 dispersi per il terremoto. Una bimba di 6 mesi è stata salvata dopo aver trascorso 30 ore sotto le macerie ed è stata ricoverata in ospedale, ma col passare del tempo aumentano le probabilità di trovare più cadaveri che superstiti. 29 le vittime accertate. Intorno all'imponente complesso crollato a Tainan, molti familiari attendono notizie dei loro cari, come questa donna che cerca il figlio ventenne. È un bravissimo ragazzo, racconta tra le lacrime, pensa sempre a me. Si preoccupa del fatto che sono single e vivo sola e non ci sia nessuno a prendersi cura di me. Un centinaio di persone sarebbero intrappolate in profondità e difficilmente raggiungibili, anche perché prima di praticare fori tra le macerie, i soccorritori devono consolidare alcune parti degli edifici crollati per evitare nuovi cedimenti. Circa 200 persone sono state tratte in salvo e altre 50 sono riuscite a uscire da sole dai palazzi distrutti subito dopo il sisma.